È il weekend più bello perché si assegnano i trofei e al contempo è quello più triste perché chiude un'altra grande annata. Benvenuti dal Cremona Circuit per il quinto ed ultimo appuntamento del MES. I piloti sono carichi, l'adrenalina è a mille, ma adesso è giunta l'ora della resa dei conti e noi non possiamo e non abbiamo voglia di aspettare. Questo è l'ultimo ballo, The Last Dance. Fateci divertire! Benvenuti sulla griglia di partenza della Race Attack 1000 in quel di Cremona, round 5, la pole position di Lazzaro Valsecchi, 1:37.371, al suo fianco Iari Remoto, pronto a battagliare per vincere la classifica di competizione, 1:37.607, a chiudere la prima fila Andrea Crifò, 1:38.620, apre la seconda fila Niccolò Pellegrinelli, 1:38.681, al suo fianco Alberto Torchio, 1:39.059, molto alto il tempo di Torchio, vicino a lui Allevi, addirittura 1:40.825, apre la terza fila Luca Violi, 1:41.278, Gelsi 1:41.768 e Puzzo a chiudere la terza fila in 1:41.9, tutti molto vicini e pronti a battagliare per la settima posizione. Apre la quarta fila Simone Pietro Baccino 1:42.910, vicino a lui Maneggia 1:42.9 e al suo fianco il super decano della competizione Gelsomino Papa con la numero 78, parte con un 1:43.101, ma siamo sicuri che proverà a battagliare almeno sino a Baccino per la per guadagnarsi le posizioni che gli spettano. Apre la quinta fila Fabrizio Giardina con la sua moto numero 811. Fabrizio ha chiuso in 1:44.645, un po' attardato, ma siamo sicuri che anche lui sarà pronto a battagliare in quella che sarà l'ultima gara anche per lui. Al suo fianco Panciroli 1:46.687. A questo punto siamo pronti a darvi appuntamento per l'inizio della gara. Siamo pronti, è la Race Attack 1000. Eccoci qua per la Race Attack 1000. Qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao Gianluca, ciao ragazzi, buongiorno. E allora volanti Andre, perché stanno per entrare in pista i ragazzi con una qualifica che vede Lazzaro Valsecchi in pole 37.3, secondo Remoto 37.6, poi Crifò a chiudere la prima fila 38.6, seconda fila Pellegrinelli, Torchio, Allevi, i racchiusi tra il 38 e il 40 alto, terza fila da Violi a Gelsi, Puzzo 41.2, 41.9, Baccino, Maneggia, Papa e a chiudere Giardina e Panciroli. 15-14 piloti al via. Andre, sarà una gara interessantissima anche perché qua ci si deciderà qualcosa per quanto riguarda la vittoria finale. Esatto, esatto, quindi dai, stiamo a vedere, tutto pronto, la bandiera rossa è gara lì. Gara al meglio dei 7 giri, lo ricordiamo anche qui, come anche per qua. La Race Attack 600, esatto. Qui ci sarà secondo me qualcosina più di spettacolo, Andre, perché sono molto più attaccati i piloti davanti, la bandiera verde che sventola dietro, si accendono i semafori, si stanno per spegnere i semafori, via, partiti, vediamo, vedo Remoto davanti col motone rosso. E lui no. Partito un po' tardato Remoto. Già. Partito bene De Stefano, già, eh. Anzi, perdonami, forse è Crifò quello davanti. Adesso cerchiamo di capire. Dalle immagini un po' più vicine. Qua, eccolo lì, però. Sì, subito sì. Col motone rosso Valsecchi si fa forte. Intanto Remoto che deve partire con la rimonta. Subito scavalca un pilota di fronte a sé, si lancia all'inseguimento di Lazzaro Valsecchi. Ricordiamo che Remoto si gioca la vittoria finale insieme agli altri piloti. Lì dovremmo metterci anche lì calcolatrice alla mano per capire quello che succederà, Andre. Sì, è l'unica, però dai. vediamo dopo la gara 1, che di solito i conti si fanno lì. I conti si fanno sempre con l'oste, caro mio Andrea Tomio. Sempre i conti con l'oste. Ah, largo, oh, Papa, forse c'è il sommino, sì. Papa largo, intanto Valsecchi davanti, Crifò secondo e se non sbaglio terzo, si sta iniziando ad incaponire in un tentativo di rimonta Iari Remoto. Siamo proprio on board con Gelsomino Papa che dovrebbe essere... Oh, guarda là, largo, polverone, una caduta penso. Una caduta, speriamo nulla di grave per i nostri piloti, però mi sembra... Ho visto proprio un polverone dall'inquadratura. Si è alzato il polverone? Sì.
Adesso dobbiamo andare. Andremo ad indugiare, mentre ricordo che Remoto ha fatto quel, si è creato, scavato quel solco con Cervesina quando ha fatto 50 punti, Valsecchi secondo a 20 con 20 punti, 32 Crifò. Tanto vediamo il primo passaggio come vanno, perché mi sembra che Valsecchi è davanti. Sì, Valsecchi davanti, sì, Lazzaro Valsecchi davanti. Questo è il raffronto cronometrico. Vediamo se Iari Remoto è riuscito a scavalcare Crifò. Sì, sì, c'è, sì, Remoto, sì, sì, secondo. Ha già preso anche un po' di margine. Sì, Valsecchi sta andando, Remoto dietro, e si sta creando proprio bandiera rossa, però. Bandiera rossa. Sai che forse è Crifò. Fermano la gara. Alzano, si alzano, sì, 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 si sì, ferma sì. la gara, assolutamente. Alzano la mano e l'alzata subito, l'ho visto. Sì. Valsecchi che era davanti, speriamo nulla di grave. A questo punto c'è stato sicuramente un incidente di percorso. Adesso andremo anche a capire chi e che cosa è successo. E Andre, è una pista particolare questa. Sì, sì. Tu hai corso, poi sì. Ci sono dei punti magari dove è un po' più pericolosa? Ma più che pericolosa è veloce, è abbastanza veloce rispetto a Varano, rispetto a certe altre piste dove magari si è un po' più abituati nel moto estate. Quindi diciamo inizia a esserci qualche curva da fare forte, perché subito dopo appunto questa curva c'è questo destra qua che è velocissimo. Comunque sì, si stanno fermando, dai, adesso vediamo effettivamente, anche perché poi ci sarà sicuramente la seconda ripartenza, perché non hanno completato un giro, quindi andremo a vedere chi manca all'appello. E infatti guarda, vedi sì, fermo. Sì, 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 assolutamente, no. assolutamente, però possiamo rassicurare, poi ora oggettivamente tu sì. lo sai, noi siamo in post produzione, esatto. possiamo rassicurare, nulla di grave. Un incidente che può succedere all'interno di queste piste, segno anche comunque c'è una competitività, ma c'è sempre il massimo rispetto, certo, delle certo. parti. Andre, chiaramente appena succede qualcosa, bandiera rossa per forza di cose, perché sta a testimoniare che ci fermiamo, la situazione non è grave, però dobbiamo sì, fermarci. Sì, 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 sì. Tutto pronto per la ripartenza, qui al mio fianco sempre Andrea Tomio. Ciao Gianluca, vediamo adesso appunto cosa è successo. Torchio e Violi non ripartiranno, quindi il problema ha riguardato questi due piloti. Ok, quindi una griglia un po' più vuota. Bandiera verde intanto, tutto pronto. Guarda come sventola la bandiera là. Si parte. Via. Partiti, guardali là, Valsecchi. Ancora, è Crifò, ha uno spunto incredibile. Eh sì. Mi piace particolarmente questo circuito a Crifò. Sì, indubbiamente. Cioè, perlomeno per quanto riguarda la fase iniziale. Poi Valsecchi mi sembra che come un trattore. Però questa volta Remoto è subito Remoto lì alle spalle. Esatto. Non ha dovuto scavalcare Pellegrinelli, si è messo lì a mo' di cane da... cane randagio per stargli lì, anche perché ricordiamo che a Remoto bastano non tantissimi punti per laurearsi anche qui campione di categoria. Esatto. Con Borgo Giardina. Quindi dai, questa cosa è interessante, anche perché ripartire, se avevi fatto qualche errore appunto nella fase iniziale, hai la possibilità di far meglio, anche perché come avevo visto nella prima fase, attenzione lì davanti, si stavano subito toccando, Valsecchi, però vedi che Valsecchi sì. è passato, E dicevo, Remoto stava già facendo il passo per andare a prendere il primo, e in questo caso adesso è lì solamente che stanno spingendo davanti, stanno forte, sì, stanno, però è lì Iari Remoto è lì vicino. Io penso adesso... che a questo punto lui non si permette il lusso di rischiare, Andre. Beh, però sei lì, te la vai a giocare e aspetti come va. Beh, sì, è quello che in teoria, se fai quattro calcoli giustamente a fine campionato, 5 giri alla fine, al termine della gara, anche perché c'è stato uno stop di mezz'ora, adesso questo lo dobbiamo dire, esatto, perché esatto. eravamo presenti al Cremona Circuit ed è successo proprio questo. Al posto di 7 giri fondamentalmente se ne sono corsi 6, questo è il primo giro, eccolo qui Valsecchi, Remoto, Crifò. Remoto ha passato Crifò e si sta lanciando, gli conviene in teoria rimanere lì insomma, senza con una certa calma rischi. Anche perché Remoto tutto il vantaggio che si è preso lo ha preso tutto quanto a Cervesina facendo 50 con i 20 di Valsecchi. Esatto. A questo punto rischiare per rischiare non gli conviene, si profila una bella sfida Crifò Pellegrinelli per la terza posizione. È una griglia effettivamente molto più spolpa.
Eh beh sì, non so quanti erano, 14-15 senza Torchio e Viola, esatto. che non ripartono, quindi perché sì, sono stati loro che hanno avuto il problema nella fase iniziale. A questo punto evidentemente cambia un po' anche tutta quanta la situazione. Certo, di solito quando c'è un po' meno gente è un po' più tranquilla, chiaramente, no? Vedi magari un po' meno Valsecchi sorpassi. Valsecchi ha messo veramente il turbo. Ha creato un papà, attenzione, si maneggia, si avvicina tantissimo ma non lo scavalca. Probabilmente tra poco al rettilineo proverà a far valere la potenza della sua moto, anche se è un po' più difficile. Infatti si stacca decisamente, maneggia da Papa, che però nel tratto misto riesce ad avvicinarsi, sì, con una linea un po' più... Sì, fa una guida un po' più rotonda, meno spigolosa, però vedi che qua poi paga un pochettino. Un pochino Gelsomino Papa, che è il veterano del circuit Giardina, alle spalle di Panciroli. Si profila una bella sfida, anche in questo caso per l'ultima posizione. Giardina scavalca Panciroli e si prende l'undicesima posizione. Chissà che Panciroli non gliela ridia. Intanto là dietro Valsecchi, che remoto, che ha preso, oh. Pellegrinelli ha passato Grifo. Andre, che margine che ha preso. Siamo praticamente a metà gara e corsa via un po' così. Sì. Libera e leggiadra. Eccolo qui Lazzaro Valsecchi. Valsecchi ha preso proprio un bel margine. Sapeva, guarda, ti do qualche raffronto cronometrico. Andre, 38-0 Valsecchi, 39-9 remoto. A me sembra che remoto stia facendo la gara come per dire: ho capito che mi metto secondo e magari non arriva nessuno, ma perché devo andare a rischiare? È strano pensare che stanno girando più piano della Race Attack 600, perché sì, se ci pensi ha fatto 37, ha fatto 37 6 liberini, 37 3 anche in gara, non in quali, cioè in stessa conformazione, stessa giornata, in una, mi fa specie, in una pista molto molto veloce con tutti questi rettilini, dove con una 1000 in teoria dovresti fare molta più differenza. Hanno pagato magari quell'incidente anche a livello psicologico, te lo sto chiedendo, però non penso. Se non sei tu che sei quello che ha avuto il problema, no, cioè o corri o non corri. Se corri lo fai con un obiettivo, sì, che poi può essere che ci possano essere qualsiasi forma di spavento, di paura, però dire, non va di no, era una mia no, ma è così, perché stavo guardando, siccome abbiamo appena commentato la Race Attack 600, guardavo i tempi, le ore, sono le 15:01, cioè si sta correndo più o meno, sono le 16 perché c'è stata la discrepanza, cioè non fa nemmeno così caldo. No, esatto. Quindi, e non era nemmeno una giornata così calda, tra no. E quindi infatti anche il discorso delle gomme, anche loro fanno pochi giri, quindi più o meno come livello siamo uguali, ecco. Strano, molto strano. Slow motion iniziale, abbiamo visto la partenza straordinaria di Grifo, che si vede un attitude importante con il circuito per quanto riguarda la partenza, poi fa tantissima fatica, tant'è vero che adesso si trova in quarta posizione, scavalcato anche da Pellegrinelli. Eh già. Stiamo vedendo via via i piloti che passano, abbiamo visto Gelsi in precedenza, Gelsomino Papa con la sua numero 78. Un Andrea Tomio che sta studiando in questo momento, sta guardando un po' anche i tempi. Sì, mi guardo i tempi. Dietro Gelsomino Papa. Una gara che oggettivamente, Andre, a questo punto non ha tantissimo da dire, però, perché Valsecchi ha preso il turno. Remoto si mette lì alle spalle, aspetta. Poi probabilmente avrà bisogno remoto, di gara 2 per laurearsi campione. Però... beh, fa un passo importante. Intanto ti metti in avanti, come dicono a Milano, in saccoccia. È sparito Grifo, Andre. È sparito Grifo, che è ultimo in questo momento, ci viene dato. Ha avuto un problema. Eh sì. Problema per Grifo. Adesso andremo ad indagare, ad investigare. Abbiamo visto passare Pellegrinelli, a questo punto Alledi, Gelsi, Baccino, maneggia. Abbiamo visto Papa, Puzzo, Giardina, Panciroli, Grifo. Ah, eccola qua la motivazione, Andre. 2-0-1, 2-14 Grifo. Ha sbagliato, avrà fatto un dritto. Sì, è uscito. È rientrato in pista, certo. Ma a questo punto sarà difficilissima, impossibile la rimonta per Grifo, che ha rovinato, poverino, la sua gara, nonostante una grande partenza iniziale. Peccato. Anche perché in questa pista, se ti vai, te lo dico perché ci sono entrato anch'io, dentro nella ghiaia fai una fatica tremenda a riemergere. È molto profonda e quindi ci metti un po' di tempo a venire fuori. 38-2 Valsecchi, 38-9 remoto, 39-6 Pellegrinelli, 42-5 Alledi, che si trova quarto per l'errore di Grifo.
si terrà stretta la quarta posizione, certo, a Levi. A questo punto, Andre, la gara è veramente cristallizzata, non c'è nemmeno una sfida da commentare, perché prima c'era Pellegrinelli Crippo, ora non c'è più. Bello sto sorpasso, bellissimo, bellissimo. Papa? Su Papa forse, su proprio. Gelsomino? Sì, sì, sì. Da sì, parte sì, di Puzzo, che sta provando a rientrare forse? Direi di sì. È una bella sfida, tra Papa e Puzzo, perché se le potranno dare di santa ragione. Intanto Valsecchi passa quando siamo al final lap. Sono proprio primo, secondo e terzo in solitaria. 38.5 Valsecchi, 38.9 Remoto che fa il suo best lap, 39.6 Pellegrinelli. Ti do questa curiosità che a me fa ridere. Pellegrinelli ha fatto 39.640 al terzo giro, quarto giro 39.640. Giro in foto. Copia. Guarda che non è facile fare. È un miracolo, è un miraggio questo. C'è davvero una piccola variante, c'è sempre, invece no. Invece no, praticamente ha fatto lo stesso tempo, e a questo punto mi sembrava giusto sottolinearlo, doveroso, anche perché la gara oggettivamente si presta davvero a non avere chissà quale grande commento, Andre. E diciamo, sono i primi tre, sono lì, stanno semplicemente aspettando quest'ultimo giro, la bandiera a scacchi, e non ci regaleranno sicuramente qualche sorpasso in questa fase della gara. Assolutamente no. Sto guardando Valsecchi primo, Remoto secondo, guadagna 5 punti. Chiaramente non possiamo laureare in automatico Remoto campione, perché bisogna aspettare gara 2, perché se Valsecchi vince e Remoto cade, certo vince Valsecchi, ma Remoto ha una marea di slot da potersi giocare per gara 2. Tanto andiamo con Papa, che è davanti a Puzzo a questo punto, se l'è messo alle spalle. Sì, nella parte, eccolo, nello stesso punto, perché Papa nella parte guidata riesce a fare la differenza, poi qua, come abbiamo visto anche prima, in questa fase qua di questo rettilineo. Però vediamo, è una gara che ci terrà veramente col fiato sospeso fino alla fine, mentre tra poco, eccolo qui, guardalo, di nuovo Papa che sfrutta la scia, lo ripassa Gelsomino. Grande! Però forse c'è stato un contro sul passo, sì, lo scopriremo, sì, alla fine. Vince Lazzaro Valsecchi che esulta, evidentemente lui doveva fare questo, chi esulterà di più alle spalle, però sicuramente Iari Remoto, contento della sua seconda posizione. Terzo Pellegrinelli, adesso via via stanno passando un po' tutti quanti, vedremo arrivare a Levi, Gelsi maneggia, mamma mia, le discrepanze, Andre, sì, sono clamorose. C'è stato qua dietro forse, eccoli qua, maneggia con Baccino e Papa Puzzo che arrivano in questa posizione, maneggia Baccino, Papa Puzzo, Giardina, Panciroli, purtroppo Crifò ultimo, sì. Andre, gara 1 se la giudica Valsecchi, più 5 sul Remoto, non basta ancora Remoto per laurearsi campione. Stai sicuro che Remoto nella seconda gara ci va ancora di più coi piedi di piombo, perché avrà una marea di slot a potersi giocare. A dopo allora. A gara 2, ciao!